Santa Rapina in gioielleria a Forte dei Marmi. I malviventi spruzzano spray al peperoncino negli occhi al titolare della gioielleria Bartorelli e a un dipendente. Poi mettono a segno una rapina da più di 100.000 euro. La maggioranza si sgretola, salta il consiglio sulla Tasi, i viareggini pagheranno il minimo, ma Betti non ha più i soldi e i numeri per governare. Norcini da record al castello di Ghivizzano, 2000 visitatori alla manifestazione che ha visto ancora una volta a braccetto le rievocazioni medievali con le prelibatezze enogastronomiche. Una notte da film, il 4 ottobre, la seconda edizione di Lucca Effetto Cinema Notte. 17 locali del centro storico si trasformano nei set delle pellicole più famose. Lo sport, calcio, la Lucchese intensifica il ritmo di lavoro. Nonostante la giornata di pioggia, i rossoneri hanno sostenuto una doppia seduta. Pagliuca vuol preparare nel minimo dettaglio la sfida al temibile Savona. Ok, il forte campione alla ribalta continentale, i rossoblù di Coach Crudeli inseriti nel girone C di Eurolega, se la vedranno con La Corugna, Juventud, Viana ed Erlinger. Bentrovati a questa nuova edizione del TG Noi, ancora la cronaca dalla Versilia in primo piano, c'è stata una rapina dai contorni particolarmente violenti a Forte dei Marmi. Vediamo il servizio. Sono entrati come normali clienti, ben vestiti e dall'aspetto rispettabile, ma una volta all'interno della gioielleria hanno aggredito i due impiegati legandoli con fascette da elettricista e spruzzandoli negli occhi spray al peperoncino. Era da poco passato mezzogiorno quando, nella centralissima via Spinetti di Forte dei Marmi, due uomini si sono presentati alla porta della gioielleria Bartorelli. Appena entrati, hanno aggredito il responsabile del negozio e, dopo aver mostrato una pistola nella cinta dei pantaloni, in un italiano con un forte accento dell'Est Europa, hanno intimato di farsi aprire le vetrine e la cassaforte del negozio. Per impedire ai due impiegati di interferire in alcun modo nella rapina, li hanno legati mani e piedi con fascette da elettricista e nascosti nel retro e, come se non bastasse, gli hanno spruzzato dello spray urticante negli occhi. Ingente il bottino, ancora in fase di conteggio, costituito da orologi delle marche più prestigiose e i gioielli contenuti nel cavò. Un colpo che potrebbe superare tranquillamente il centinaio di migliaia di euro. Al termine della rapina si sono allontanati a piedi senza dare nell'occhio, come avrebbero riferito alcuni testimoni. Appena riusciti a dare l'allarme, sul posto sono giunti gli uomini della stazione Carabinieri e il nuovo comandante della compagnia viareggina, Capitano Amato. Gli uomini della scientifica hanno a lungo ascoltato i due impiegati del negozio e esaminato i filmati delle telecamere di sorveglianza per cercare indizi sull'identità dei malviventi, ma per adesso è caccia all'uomo. Un grave incidente a Viareggio, un uomo di 33 anni che stava portando in giro il cane è stato investito da un'auto mentre attraversava le strisce pedonali in via Nicola Pisano. L'auto era una Giulietta Alfa Romeo condotta da un uomo di Massarosa di 40 anni. L'impatto è stato inevitabile con l'uomo che è finito sul parabrezza e poi a terra, sull'asfalto, procurandosi diverse fratture. L'investitore si è fermato per allertare i soccorsi e il 33enne è stato trasportato all'ospedale Versilia. Il cane, un Doberman, è morto a seguito delle ferite riportate. Sul posto, per i rilievi dell'incidente, è intervenuta una pattuglia della Polizia Municipale. Proteste da parte dei residenti a causa della velocità sostenuta con la quale le auto percorrono la strada nel tratto vicino al nuovo cavalcaferrovia del nuovo asse di penetrazione. E andiamo a Lucca, parliamo sempre di incidenti perché se n'è verificato uno anche a San Concordio. Vediamo. Momenti di paura in via Nottolini a San Concordio per un drammatico incidente che ha visto protagonista una donna di 42 anni che lavora come infermiera all'ospedale di Lucca. La signora, che abita a Sorbano, stava rientrando a casa quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della Smart che stava guidando, sbandando sulla destra e ribaltandosi dentro un fossato. Subito è scattato l'allarme e sul posto sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco di Lucca, che hanno dovuto estrarre con cautela la donna dall'abitacolo dove era rimasta incastrata. La donna fortunatamente è rimasta cosciente e dopo una serie di manovre i soccorritori sono riusciti a farla uscire dall'auto. La donna è stata quindi messa in sicurezza e trasportata sull'ambulanza che si è subita diretta verso il campo di Marte. Le sue condizioni non sarebbero comunque gravi.
Torniamo con la cronaca in Versilia, a Pietrasanta, un incendio si è sviluppato in un appartamento attiguo ad un'abitazione nella mattinata a Val di Castello di fronte alla casa natale del poeta Giosuè Carducci. Nessun problema per i residenti che sono usciti, però danni all'interno. Sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Viareggio che hanno effettuato gli interventi necessari. L'appartamento per adesso è stato reso inagibile a causa dei danni subiti. L'origine dell'incendio potrebbe essere un cortocircuito. Adesso apriamo l'ampia pagina dedicata alla crisi del comune di Viareggio. Era in programma il consiglio comunale per l'approvazione della tariffa della Tasi, consiglio comunale che è saltato per mancanza del numero legale. Ci racconta com'è andata Luigi Casentini. Due dati che emergono dal consiglio comunale annullato per la mancanza del numero legale. Il primo e più tangibile è che la Tasi per i viareggini scatterà automaticamente al minimo di legge, cioè l'1 per 1000, contro il 2,5 che sarebbe stato richiesto dall'amministrazione. Il secondo dato, più politico, è che il sindaco Betti, al momento attuale, non ha più i numeri in consiglio comunale per poter contare su una maggioranza. Alla vigilia del Consiglio, al cui ordine del giorno c'era l'aumento dell'aliquota Tasi, per riuscire in qualche modo a portare avanti un piano di risanamento del debito comunale, l'opposizione viareggina aveva annunciato chiaramente che non sarebbe stata presente nell'aula, lasciando la responsabilità dell'aumento della tassa sulle spalle della sola maggioranza. Maggioranza che però è venuta a mancare, viste le assenze annunciate dei consiglieri Mei e Zappelli, già in disaccordo con il sindaco nel precedente consiglio, e quella clamorosa del consigliere Stefano Genic, presidente della commissione bilancio. Inevitabile per il presidente del consiglio pro tempore Matteo Martini, quindi, annullare la seduta. Uno strappo politico estremamente allarmante il non raggiungimento del numero legale, che quello che resta della maggioranza tenterà nelle prossime ore di ricucire, facendo appello al senso di responsabilità di tutte le forze politiche. Bisogna mettere in piedi qualsiasi condotta e comportamento distensivo all'interno della maggioranza, ma non solo all'interno della maggioranza, allargandoci più possibile anche magari a chi prima era in maggioranza e adesso non è più, e perché no anche eventuali forze che non facevano parte della maggioranza ma che hanno un senso di responsabilità tale che si possano appunto sedere intorno a un tavolo e capire che progetto ci può essere per la città per tirarla fuori dalle secche in cui è caduta purtroppo da tempo. Nel suo intervento il sindaco Betti si è detto sconcertato dall'atteggiamento visto nel consiglio odierno e si è trincerato dietro un no comment una volta sciolta la seduta. Una decisione sul futuro dell'amministrazione è prevista per le prossime ore, ma alla luce di quanto visto e sentito oggi, difficilmente Betti riuscirà a portare avanti il mandato. E secondo le forze di minoranza in Consiglio Comunale, il sindaco Betti non avrebbe più la possibilità di proseguire in un'azione di governo credibile. Inoltrata una richiesta di trasferimento per il segretario generale. Mozione di sfiducia al sindaco e richiesta di trasferimento immediato del neo segretario generale Salonia. Al termine del burrascoso consiglio comunale andato deserto per mancanza del numero legale, sono queste le richieste inoltrate dalle forze di minoranza durante un'improvvisata conferenza stampa. Gravissimo, secondo i consiglieri, l'atteggiamento del segretario generale, al quale è stato chiesto a più mandate di verificare il numero legale del consiglio e che avrebbe risposto dicendo che lui non era garante di niente. E solo l'intervento del consigliere Santini ha fatto in modo che venisse verificata effettivamente la validità della seduta annullandola. Oltre alle forze di minoranza, alla riunione erano presenti due consiglieri di SEL, ormai irrimediabilmente fuori dalla maggioranza, che hanno ribadito che in questa amministrazione non rientreranno a nessuno Stato e che questa decisione è stata presa di concerto con il partito. Secondo il capogruppo di Forza Italia Antonio Cima, proseguire su questa strada è impossibile. È una maggioranza che non esiste, che non funziona, che non riesce ad andare avanti. Stamani è dato uno spettacolo che è stato vergognoso, veramente, di fronte alla città e di fronte al Consiglio Comunale e agli spettatori. È una cosa allucinante, io credo che cose di questo genere non si verificano neanche nei comuni peggiori d'Italia, dove le cose vengono fatte così alla leggera, senza considerare regolamenti, leggi, normative, eccetera. Non esiste nella presenza parola. Posso fare una considerazione sola, il sindaco
se ne vada, è giunta l'ora che lasci la guida del comune. Non ce la fa, non è in grado, non è capace. Adesso dunque, con il mancato introito previsto dall'aumento dell'aliquota TASI nelle casse comunali e l'impossibilità di vendere la passeggiata ipotizzato nei giorni scorsi, secondo le forze di opposizione, il sindaco Betti non avrebbe più niente in mano da portare alla revisione della Corte dei Conti. Meglio dunque l'intervento di un commissario prefettizio. E sulla questione interviene anche la senatrice del Partito Democratico Manuela Granaiola, che sembra prendere le distanze dall'amministrazione Betti. Con una nota diretta al sindaco, la senatrice dice: secondo me, e lo affermo pubblicamente, le difficoltà della tua maggioranza, riferendosi ovviamente al sindaco Betti, scaturiscono da un deficit partecipativo e riflettono concrete diversità di valutazione sulle sfide che devono affrontare e superare la città. E conclude la senatrice Granaiola: la figura del sindaco è tale solo se può contare su una maggioranza che lo sostiene con convinzione. Almeno una buona notizia per Viareggio c'è, ovvero sembra stemperarsi la tensione e la minaccia di proteste clamorose da parte dei pescatori, perché il Ministero delle Politiche Agricole ha informato che gli uffici stanno predisponendo i decreti di pagamento relativi all'arresto temporaneo del 2013, il motivo per cui appunto i pescatori avevano minacciato la loro protesta. Continuiamo con una notizia di cronaca, stavolta però ci spostiamo nella piana di Lucca. A Porcari la polizia ha sequestrato 7 piante di marijuana alte 1,5 metri trovate a margine di un campo incolto nel padule, le vedete in questa fotografia. Le piante ben curate erano state notate da un cacciatore che stava effettuando un giro di ricognizione nella zona in previsione della prossima apertura della caccia e che ha subito chiamato il 113. Sono in corso accertamenti per individuare il proprietario del terreno o l'eventuale utilizzatore. E adesso torniamo a Lucca, a Palazzo Ducale. Il presidente della provincia Stefano Baccelli ha fatto il punto dell'attività da parte della provincia con alcuni importanti annunci. Sentiamo. Palazzo Ducale continua a lavorare a pieno regime sul territorio, nonostante i tagli operati dal governo per oltre 9 milioni di euro e il clima di incertezza che grava sulle province italiane con la riforma del Rio. Questo è il messaggio che ha voluto lanciare il presidente Stefano Baccelli, affiancato dalla Giunta, dal direttore Riccardo Gaddi e dal segretario generale Paola Maria Lafranca. Per iniziare, Baccelli ha lanciato un annuncio atteso da anni. Entra finalmente in funzione il nuovo scalo merci ferroviario al Frizzone, definita la più importante opera realizzata in provincia negli ultimi 30 anni, per un investimento complessivo di 38 milioni di euro. L'attivazione dello scalo è prevista per novembre. Altro annuncio importante su un'altra grande opera pubblica. A maggio iniziano i lavori per la realizzazione del nuovo ponte sul Serchio, che consentirà il collegamento tra la via Percamaiore e il Brennero a monte di Ponte San Quirico. Poi Baccelli ha snocciolato una serie di interventi già conclusi o avviati, in particolare sulla viabilità e sull'edilizia scolastica, tra cui spiccano gli interventi di adeguamento agli istituti ISI di Barga e ITC Carrara di Lucca. Complessivamente gli investimenti previsti sul territorio per il 2014 ammontano a 40 milioni e la provincia, grazie al buono stato di salute delle casse, nonostante i tagli, è riuscita anche a far fronte con mezzi propri alle somme urgenze provocate dal maltempo. A Capannori il sindaco Luca Menesini usa Facebook per intervenire sul tema del progetto di impianto per la produzione di biocarbone proposto dall'imprenditore Luca Gelli. La nostra politica ambientale è nota e chiara da anni e la confermiamo senza dubbi, scrive Menesini. No agli inceneritori, sì alla riduzione a monte dei rifiuti. Quindi un intervento che sembrerebbe una bocciatura rispetto alla proposta di Gelli. E adesso cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo a Ghivizzano per andare a vedere le immagini dell'edizione record di Norcini a Castello. 12 anni fa alcune associazioni crearono un evento per valorizzare uno dei castelli meglio conservati della provincia di Lucca, quello di Ghivizzano. E mai avrebbero pensato che la manifestazione raggiungesse questi livelli di partecipazione.
Nonostante le incertezze del tempo, Norcini a Castello quest'anno ha infatti registrato il record assoluto di presenze, con quasi 2.000 visitatori. Un servizio navetta gratuito ha accompagnato i turisti dalla zona bassa del paese al cuore della manifestazione, dove c'erano corteggi storici, arti e mestieri di un tempo, musica e giochi, ma anche situazioni legate al Medioevo come la falconeria, l'armeria e l'arte del tiro con l'arco. Nel percorso enogastronomico erano presenti molti dei prodotti tipici della Valle del Serchio e della Garfagnana, il farro IGP, la polenta di Formentono otto file, ma anche i tre presidi slow food della valle, Biroldo, pane di patate e prosciutto bazzone. Ad organizzare il tutto un gruppo di associazioni e istituzioni, Antica Norcineria, Slow Food, Gruppo Storico di Ghivizzano Castello e Comune di Coreglia. Il bilancio è più che positivo, direi. Abbiamo raggiunto quasi 2.000 partecipanti, inaspettato direi. Questo è anche un sintomo che quando diciamo, c'è l'organizzazione lavorano tutti, quando c'è bel tempo le crisi poi ci sono e non ci sono, quando i prezzi sono giusti, c'è una bella offerta, la gente poi viene e torna, la cosa importante è quella. I genitori degli alunni della scuola elementare di San Pietro a Vico hanno annunciato una manifestazione di protesta per lunedì prossimo in occasione del primo giorno di scuola. La protesta è diretta verso il Comune di Lucca per non aver mantenuto la promessa di realizzare il nuovo parcheggio a servizio della scuola. I genitori hanno annunciato che bloccheranno il traffico all'uscita dei bambini alla fine delle lezioni. Sempre a Lucca, il segretario della cultura della città di Maceió, in Brasile, Vinicius Palmeira, ha presentato i due concerti di musica tradizionale brasiliana in programma per il 12 e 14 settembre prossimi al Teatro San Girolamo e al Baluardo San Colombano. Questo è il primo evento seguito al patto di amicizia stilato con la nostra città nel 2010. Molti dei palazzi della città brasiliana, che conta circa 1 milione di abitanti, sono stati realizzati dall'architetto lucchese Luigi Lucarini nel XIX secolo. Da qui l'auspicio per i promotori dell'iniziativa di uno scambio turistico e industriale tra la nostra città e la metropoli brasiliana. I due spettacoli lucchesi, è stato annunciato, verranno trasmessi in diretta dalla TV brasiliana Globo TV, raggiungendo oltre 3 milioni di telespettatori. Ancora a Lucca è stato annunciato il programma della seconda edizione della manifestazione Lucca Effetto Cinema Notte. Vediamo. Torna il 4 ottobre Lucca Effetto Cinema Notte. La manifestazione, ideata da Stefano Giuntini e Cristina Puccinelli, è dedicata agli appassionati del grande schermo. La Notte del Cinema, giunta alla sua seconda edizione, è stata presentata a Palazzo Orsetti. Un programma sicuramente accattivante. Dalle ore 19 di sabato 4 ottobre, 17 locali della città, gelaterie, hotel, bar, ristoranti, diventeranno i set di film famosi come Guerre Stellari, Ritorno al Futuro, La Febbre del Sabato Sera o Full Metal Jacket. E a intervalli irregolari verranno messe in scena performance con figuranti in costume per immergere i visitatori nelle storie viste al cinema. 5 le aree tematiche allestite in centro storico: commedia, fantascienza, gangster, musical e guerra. L'organizzazione di Lucca Effetto Cinema Notte è del Comune di Lucca e della Fondazione Banca del Monte. L'evento è coordinato da Lucca Film Festival, Odo Movies e Rifò. Ed è tutto per la prima parte del TG, adesso la pubblicità e subito dopo lo sport.